Ciao! Oggi parleremo di come e perché utilizzare il martello nella tecnica wire. Qualcuno giustamente mi ha chiesto, ma per quale motivo dobbiamo martellare? Poi con il martello non rischiamo di rovinare il lavoro? Allora, ci sono molte sfumature ed è un discorso piuttosto ampio, però possiamo dire questo. Quando acquistiamo i fili per i nostri gioielli, per i bijou che facciamo artigianalmente, manualmente, questi fili sono molto malleabili. Ci permettono di poterli modificare con le pinze, di creare per esempio monachelle, di fare disegni anche un po' complicati, di creare componenti. E questa malleabilità del metallo è il punto di forza dei fili che utilizziamo, qualsiasi tipo di filo. Nello stesso tempo può diventare il punto di debolezza, perché se io ho creato, ho appena formato una monachella, per esempio, ne stavo facendo una un attimo fa, questa monachella che si è formata con facilità tra le nostre mani è anche piuttosto debole e quindi non resistente, il filo non sarà resistente alla trazione, vedete? Allo stress praticamente e non terrà a lungo la forma. Ecco la necessità di martellare, perché martellare sia con un martello di metallo e anche con un martello di plastica, anche se le cose sono un po' diverse, però serve a conferire, a conferire un indurimento, diciamo così, al metallo, serve ad indurire il metallo, che si chiama poi incrudimento in termine tecnico. Poi l'opposto dell'incrudimento dovrebbe essere, adesso mi perdonino le persone che ne sanno di più, dovrebbe essere il rinvenimento del metallo, che è un processo che si fa, diciamo, all'inverso, praticamente si fa rinvenire il metallo tramite un trattamento termico. Ma a noi questo interessa relativamente, ci interessa l'incrudimento del metallo, cioè usare un martello per conferire durezza al metallo. Fate questa prova, prendete un pezzo di filo di scarto di qualsiasi tipo, di quelli che voi usate per fare i bijou, e martellatelo un po', vedete cosa succede. Verificherete, vedrete che il metallo diventerà decisamente più forte alla trazione, alla piegatura. E quindi potrete verificare di fatto questo, principio fisico. Poi naturalmente se si martella troppo si finisce anche per rendere più facilmente soggetto alla rottura un determinato metallo, ma questo insomma con i gioielli non si arriva tanto perché in genere serve martellare poco, non arriviamo al punto di assottigliarlo, di fare cose veramente drastiche. Ci interessa arrivare al punto di conferire un po' di durezza al metallo. E adesso vediamo i martelli che di solito si usano per questa operazione. Allora, in commercio ci sono moltissimi martelli, cioè una varietà incredibile di martelli. Riassumendo, possiamo dire che ci sono martelli di metallo e martelli in plastica, a volte anche in cuoio, in pelle, diciamo due macro categorie, almeno per quanto concerne la mia esperienza. Allora, secondo voi quale di questi due martelli in plastica ed in metallo inciderà di più e darà più resistenza al filo metallico? Ovviamente questo. Il martello di metallo segnerà il metallo, cioè imprimerà anche un segno al filo metallico ed il filo si appiattirà. Più martelleremo, più il filo si appiattirà. Il martello in plastica serve sì a dare una maggiore resistenza al metallo, ma non ne modifica la sezione, la forma. Questa è la principale differenza. Quindi magari potremo usare questo martello laddove non possiamo usare questo. Per esempio sui fili artistici che sono fili, di solito sono fili di rame rivestito ricoperto, quindi si possono rovinare molto facilmente se noi li martelliamo, magari possiamo usare questo tipo di martello. Oppure lo utilizziamo ancora su forme tridimensionali, su nodini avvolti, sul classico nodo da orefice quando giriamo molte volte il filo.
gli spessori tridimensionali non possono essere facilmente modellati, martellati con questo martello perché si rovinano per un chiaro motivo. Il martello di metallo va molto bene su un solo strato di filo, su più strati di filo può danneggiarli, può creare dei punti di rottura del metallo. Questa è una cosa abbastanza logica e comprensibile, anche se poi nulla ci vieta di tentare di utilizzare il filo, il martello su questo tipo di intreccio, magari per qualche effetto molto calcolato, molto prudente, si può fare ovviamente. Per lo stesso motivo, anche la base che voi utilizzate per martellare dovrà essere una base che non trasferisce segni sul metallo malleabile, morbido. Per esempio questa, normalmente, anzi sempre, si utilizzano le basi in acciaio inox che abbiano una superficie come questa a specchio, e cioè senza segni. A specchio vuol dire che non ha segni, che si possano trasferire sul metallo. Le trovate in commercio, non questa perché io sono dannatamente riciclante di tutto e mi invento qualsiasi cosa. Questa è una proviene da pezzi di lavorazione di scarto metalmeccanici e quindi me la sono procurata lì ed è una base ideale, devo dire, per martellare. Pesa tantissimo. Qua. Però in commercio trovate questi blocchetti di acciaio inox, mi raccomando, è importante che sia di acciaio perché appunto non si segna facilmente e non trasferisce segni. E quindi le potete trovare, adesso non vi so dire i siti internet, ma mi pare che ci siano, che ce ne siano parecchi adesso di questi prodotti in giro. All'inizio, quando non trovavo queste basi in acciaio, ho usato le classiche, sapete, incudini, le piccole incudini che si trovano spesso al fai da te, quindi potete anche provare con quelle, non sono il massimo della vita, io anche lì ero stata lì a lisciare con la carta vetrata con scarsi risultati, ma comunque. Se volete potete utilizzare quello, quelle costano generalmente poco, le trovate a poco dai ferramenta. Poi io mi ero inventata una cosa, adesso vi faccio ridere, mi ero inventata una cosa veramente, il frutto, mio padre, sapendo che io ho questi sbalzi di creatività un po' esagerata, mi ha procurato, mi ha regalato una suola di una scarpa anti-infortunistica in acciaio inox. Ed io ho creato questo, sempre all'inizio, quando qualche tempo fa mi sono messa a martellare. Praticamente ho preso una suola di inox e l'ho fissata ad un blocchetto di legno. Ora, se volete, potete fare lo stesso, anche qui olio di gomito perché forare l'inox, voi sapete, non è facilissimo. Qui l'ideale sarebbe con la bindella, con una macchina che taglia il legno, fare tutto questo percorso, tagliare, ed è, vi assicuro, una buona base per martellare.